Ciaga, Zoppetti, Cotasca, Gule e Bomberos, partiti! Prendono via! Ciaga a seguire ancora Kobe Powers. Intanto primo giro. Secondi c'è Bomberos, a 5 Vacciaga, prende un po' di margine.
vediamo di approvare le prime curve di questa seconda race. Marcello Gallo in seconda posizione, a seguire poi gli altri tra poco al primo, a terzo cronometrico, il 300 di Mea in testa, Mea Gallo con te, poi a seguire Schwoll, Albers e gli altri. Vediamoli tagliare la linea del traguardo per il primo giro davanti a me. Che però è fermo sul percorso e attenzione, c'è un attacco da parte di Fernandez su Albert, davanti guida Mea, davanti a Marcello Gallo, terza posizione per Schwoll. Sono ancora molto vicini i cross car di questa hit, prende un leggero margine ora con il suo kamikaze David Mea. Marcello Gallo, che conduce a metà gara questo seconda race. Non cambiano le distanze tra i primi, si avvantaggia forse leggermente, prima aveva un distacco di 1,6 Gallo dal leader, ora sembra aumentato. Mea conduce con giro che inizia adesso con Mea che ha posizioni che sembrano delinearsi per la chiusura, l'ultimo giro di questo race. Centrale a metà percorso, va ancora velocissimo Mea, seconda posizione per Marcello Gallo, terza per Valentin Conte, bandiera scacchi pronta a sventolare davanti al vincitore di questa race 2, David Mea. Marcello Gallo chiude in seconda posizione, Valentin Conte è senza semaforo verde, questa volta non c'è falsa e allora si procede, si affiancano, va davanti a tutti con il 339 Cincella. Inseguitori per questa terza race, Cincella in testa, Blandi, Neve, Pini, Petrovicic, Gianot, Dannino e Schluter. Oh. Ecco Cincilla riconoscibile con il suo cross car bianco, seguito da Federico Pini in seconda posizione, in terza c'è Evan, in quarta Clark.
Jeannot e poi gli altri passano sul traguardo, primo Cincilla, Federico Pini. Gloria Marquez.
lato. Poi il belga Corignon, l'altro francese Clément. Passa, riesce a recuperare una posizione Simone Firenze. Secondo giro, ha un vantaggio Logan su penso che gli sia bloccato lo sterzo perché non vedevo che stava rallentando, ma non pensavo che non riesce a muoversi. L'ho ripreso. Peccato per Simone Firenze, ma scusa ma deve essere allontanato da lì dal commissario. Infatti così è bandiere gialle che sventolano qui sull'arrivo. Bisogna prendere larga la curva. Quinta per Van der Patten. Ci andava anche al casco. Guida sempre Logan, un trio di francesi guidano questa race 4. Passa Logan, sconsolato scuote la testa Simone Firenze. Davanti a lui Logan, Clené e Marc, il trio francese che conduce a termine questa race. Attenzione, David Weah in prima linea.
il suo live con problemi. Gialla, Simone Firenze va a toccare
staccato. Queste le prime quattro posizioni.
cerca il passaggio, ma va lungo. Oh, si stanno spingendo, vai, 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 vai. Si gira invece. Rimane fermo. Rimane fermo in curva. Seconda posizione ora per Rota e terza per Zoppetti. Vediamo se andrà a chiudere così questa race. Vince naturalmente Pina Cincilla. Van der Putten, Fernandez, Gole e Schluter sono i sette impegnati in questa ultima race. Non ci sono gli italiani. 305 Fernandez davanti a Logan, seguito da Fernandez, dopo di loro Mark e ancora a seguire Van der Putten, Gole e Schluter. Passaggio al primo giro, Hernandez passa. Nel tratto iniziale la posizione il penultimo cross car, mentre invece comincia a guadagnare margine con il 305. Secondo giro dovrebbero essere Hernandez, Fernandez, Becerra e Logan. Le prime tre posizioni. 3 secondi il distacco. Yeah.
Logan davanti, seconda posizione, vediamo per il 335, Gaia Mark, Logan Mark e Cincilla a seguire gli altri in questa prima race. Vediamoli al primo giro. Secondo giro, prima race per l'ultima hit dei cross car, sempre guida Logan. Fernandez. C'è l'attacco di Cincilla su Logan. Adesso lo spagnolo che chiude il terzo giro in testa. Siamo al quarto giro per i cross car. Marche in terza posizione, chiusura del quarto giro con Cincilla. Ultimo giro in corso, ultimo giro con Cincilla davanti, Logan a seguire. Giro, i due italiani a seguire, seconda e terza posizione per Federico Fini e Simone Firenze.
Pazza, sempre davanti a Federico Pini. All'attacco dei tre che lo seguono, mentre ormai ha preso margine lo spagnolo Hernandez. All'italiano, intanto continuano la loro corsa in prima posizione Paul Hernandez, in seconda Federico Pini, poi Adamo Kondanska, Makrouf, Powels, Even, Simone Firenze e Kleene fuori dai giochi. Cicci in seconda, Bomberos, Marcello Gallo e Lorenzo Rota in terza. Vediamo chi prende il comando. È la 342. Ancora le distanze in quinta posizione. Mamma mia, che entrata! Attendiamoli al passaggio del primo tempo cronometrato. Davanti a tutti comunque c'è con il 342 Priam, dopodiché a seguire Gianluca Zoppetti, Marcello Gallo e ancora Collignon, Lorenzo Rota e Petrovcic. Ma adesso è il primo giro, Priatta. Però ci ha guadagnato la terza posizione, guida sempre Priam. Marcello Gallo ora si infila nel secondo, ha recuperato anche su Chano, precedenza aveva superato Zoppetti e quindi si porta in seconda posizione. Priat chiude anche il secondo giro in testa, ma due le posizioni guadagnate da di vantaggio su Marcello Gallo. Vediamoli al terzo passaggio quale sarà il distacco. Vediamo
francese Priam. Bomberos e Petrovic. Erano 3-2 il distacco. Arriva anche
cross car appeso sulla barriera. Attenzione perché arrivano gli altri. Marcello Gallo è purtroppo in nona posizione, è ultimo. Guida Mea, seguito da Cincilla, Rubio, Gabriele Zoppetti, Cotasca, Culea, Ben Logan. Una brutta partenza per Marcello Gallo, che deve recuperare, recupera una posizione perché è quasi fermo. Il 327 Oscar che prendono il via adesso, si riparte, vediamoli partire. Dalla cross car rosso in terza posizione, guida ancora David Mea, arriva a passare poi Cincilla, poi Gallo, poi seguono gli altri e c'è anche Toby Albers tra loro, quindi tutti e 10 sono riusciti a ripartire. Lo vediamo scendere dalla vettura.
adesso in testa si è portato con il 342 sempre alto. Poi Hernandez, Conte, Pavels, Corignon, Schwall e ancora a seguire Federico Pini e poi Dorian Marca con il tempo più alto. Oh.
la prima curva del primo giro, ma si continua a seguire questa finale insieme a Florian.